A Villa Borghese, la Casina Valadier ospita il chapter romano della Singularity University della NASA, organizzato da Luca Lamesa. La Singularity University non è una vera e propria università, ma una benefit corporation certificata, cioè un'azienda che intende massimizzare l'impatto positivo verso la società e l'ambiente. Basata nel NASA Research Park in Silicon Valley, la Singularity University aggrega intorno a sé pensatori, scienziati, divulgatori, imprenditori attenti alle tecnologie esponenziali e alle loro applicazioni, con l'obiettivo di formare la business community e accelerare una cultura dell'innovazione. Singularity secondo me è un'iniziativa meravigliosa. Stasera c'è un intervento di un astronauta che ha un paio d'anni più di me, sarà qualcosa di meraviglioso. Come organizzazione la Singularity Home è qualcosa che sta facendo qualcosa di veramente fantastico a livello anche territoriale, e fare un gathering di tutte queste persone fantastiche che si mettono a dialogare tra le loro idee e creare qualcosa di veramente impressionante è una cosa che mi rende molto felice di essere qui stasera. La Singularity University si impegna a creare un impatto globale positivo e sostenibile per migliorare la qualità della vita di miliardi di persone, semplicemente grazie ai programmi e alle attività che propone, suddivisi in tre aree principali: istruzione, innovazione e comunità. E loro hanno mappato i problemi del mondo, loro le chiamano le sfide dell'umanità, e hanno cercato di capire come utilizzare le tecnologie esponenziali per provare a risolvere questi problemi. E quindi le tecnologie esponenziali sono quelle che, una volta che prendono piede, seguono una curva esponenziale. Tanti anni fa pochi di voi avevano in tasca un cellulare, quando il cellulare è diventato comune ovviamente il tasso di adozione ha seguito la classica curva esponenziale. Bene, mi chiamo Emiliano Doveri, lavoro in SIA, una società tecnologica, e da una serata Singularity mi aspetto idee, network esponenziali. Nel 2015 mi hanno selezionato per l'Executive Program alla Singularity e sono finito in questa location assurda dove ad accoglierci c'era questo robottino che ti dice: siediti ad un tavolo, ciascun tavolo rappresenta una delle sfide dell'umanità, quelle che vi dicevo prima, il problema del cibo, dell'acqua, dell'ambiente. Però devi ideare un progetto che possa impattare positivamente la vita di 1 miliardo di persone nei prossimi 10 anni. Il tema è che ti dicono: smettila di fare tante piccole cose, prova ad utilizzare le tecnologie esponenziali per prendere un progetto e farlo scalare per impattare più persone possibili. Sono Simone Cantagallo, il direttore della comunicazione di TIM, e sono contento ogni volta che vengo invitato per un semplice motivo, perché qui è un posto dove si può ragionare, pensare, stimolare il pensiero laterale, e ogni volta si esce fuori da questi incontri con nuove idee, nuovi spunti e nuovi stimoli. Ok, passiamo qualche minuto sulla tecnologia. Un ragazzo italiano, Pietro Corgazzini, esperto di droni, ha sfidato la forestale, dicendo: vediamo chi per primo trova un bambino perso in un bosco. Tempo che loro stavano, diciamo, scaricando la jeep, lui ha trovato la bambina perché ha montato una telecamera termica che riusciva a riconoscere il calore del corpo di una bambina rispetto a quello di un orso. Stessa telecamera termica che magari è utilizzata in Messico per controllare il territorio. Sì, questo era un ragazzo cinese, era in America, che ha inventato questa ciambella telecomandata che permette di salvare le persone che stanno annegando, esattamente evitando che un bagnino debba mettere a rischio la sua vita per salvarne un'altra. E questa ciambella va a 10 metri al secondo sull'acqua. Molte tecnologie nascono in ambito militare e poi vengono adattate su molti altri usi. In ambito militare mi hanno fatto vedere questo giubbotto antiproiettile che era integrato con un chip semplicissimo. I vari giubbotti si parlavano e dicevano in tempo reale al generale dove stava, diciamo, tutto il suo protone e soprattutto come stavano. La stessa tecnologia può essere utilizzata negli ospedali o anche a casa con dei grembiuli, dei camici, per sapere dove stanno i pazienti e anche come stanno. Immaginate anche un malato di Alzheimer. Un esempio che mi piace spesso fare riguarda il concetto di competenza e conoscenza. C'è un ragazzo al quale hanno spiegato che il surriscaldamento globale è impattato maggiormente dalla deforestazione che non dal traffico di tutte le automobili. In realtà è super difficile fermare un agente che sta tagliando un albero, perché la foresta è bella come la vedete in foto,
ma in realtà la foto non mi fa sentire tutto il rumore che c'è in una foresta. Quando hanno raccontato questa storia a questo ragazzo, lui ha detto: io so esattamente come risolvere questo problema, perché posso dire a un semplicissimo telefono: ascolta il rumore della foresta, ma isola solo il rumore elettrico di una eventuale sega o motosega. Ha creato con un telefono semplicissimo un'antenna, l'ha messa su 4 alberi e ha creato il primo sistema di videosorveglianza delle foreste in tempo reale. La cosa bella è che queste idee sono scalabili, perché poi lui ha utilizzato la rete per dire: datemi tutti i telefoni che non utilizzate, così andrò a coprire sempre maggiori aree della foresta. Questa è una scuola superiore in Cina, non so se voi siete favorevoli o meno, che riesce a scansionare il comportamento degli alunni con il riconoscimento facciale. Questa tecnologia controlla in tempo reale quanto gli studenti sono attenti. Ogni 30 secondi la classe viene scansionata, vengono riconosciute 7 espressioni diverse per rendersi conto proprio se gli studenti sono coinvolti, se sono interessati, se si stanno annoiando o se si stanno distraendo. Qui ringrazio Eddie, ti lascio dire il tuo cognome. Gassabian. Gassabian, perfetto, grande Eddie. E ti lascio la parola. Sono Adi Gassabian, le cose di cui mi occupo sono più che altro consulenza per le Nazioni Unite su difesa spaziale, ma anche e soprattutto per quanto riguarda il ruolo dei giovani all'interno dello spazio. E anche ho avuto la fortuna di essere selezionato come suborbital scientist astronaut. Allora, io sono Massimo Chiriatti, lavoro in IBM. Sono il CTO della blockchain. Sapete cos'è la blockchain? Tutti quanti? Sì. Avete Bitcoin? Siamo tra amici, lo potete dire. Diamo ai produttori di carne e di carne vegetale questa tecnologia in forma di microestrusione con una macchina grande che ancora dobbiamo sviluppare. E con l'aggravetto e con la composizione, abbiamo brevettato composizione, processo e prodotto. Mi piacerebbe proprio capire che tipo di analisi hanno fatto, come è segmentata questa domanda che hanno proiettato per incentivare l'investimento. E quando vuoi andare contro il sistema, ci sono i profeti, ci sono i professori, i guerrieri, però se attacchi su diverse direzioni il sistema cambia più veloce. Sono Barbara Del Neri e sono direttore marketing in Procter & Gamble. Non ho mai partecipato a una cena di Singularity. Le aspettative sono di conoscere persone interessanti. Io sono una persona estremamente curiosa e entusiasta, diverse da me, da cui essere ispirata, da cui imparare e che mi stimolino qualcosa di nuovo. Oggi siamo qui non come Singularity University, che è la sede in America, ma come Singularity U Rome, che tecnicamente è un chapter. Cos'è un chapter? È un'entità no profit che ha la finalità di divulgare gratuitamente queste tematiche sul territorio. Esistono 140 città nel mondo che hanno la licenza e devo dire che è arrivata una bella email l'altro ieri, che per il terzo anno consecutivo abbiamo vinto una scholarship, una borsa di studio, perché siamo una delle città più attive al mondo tra le 140. Quindi ci siamo impegnati a portare gratuitamente queste tematiche sul territorio. Esperienza al di sopra delle aspettative, eccezionale. Ho visto e conosciuto persone e personaggi incredibili, soprattutto i ragazzi, le persone più giovani, dei talenti, esattamente un po' quello che cercavo, che ti stimolano e che ti fanno capire di quante opportunità abbiamo intorno a noi e a volte magari se li incontriamo per strada non ce ne rendiamo conto.